C'è Napoli-Lazio, anzi Lazio-Napoli ovviamente all'orizzonte, il mercato da condividere con voi, da commentare, tanto altro. C'è anche Fedele contro tutti oggi, partiamo! Eccoci, eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto regia Gigi Soriani, in redazione Emanuela Castelli, anche l'amico e collega Gianluca Gefuni che mi ha preceduto. Prima di partire devo fare un ricordo affettuoso di Renato Rocco, collega giornalista dell'Unione Cronisti, uno dei riferimenti assoluti di Cronaca Nera, che ci ha lasciati oggi alle 16 il funerale. Un caro abbraccio ai familiari, alle figlie, ai figli in particolare, e siamo davvero tutti molto tristi. Un grande tifoso del Napoli, anche era impegnato anche con Per Sempre Napoli, col premio anche di Per Sempre Napoli dedicato a Maradona con l'amico Pietro Mosca. Saluto e abbraccio la famiglia e mi ricordo affettuoso di Renato Rocco, scomparso ieri. Dicevamo di Lazio-Napoli all'orizzonte, perché ragazzi qui c'è una partita, non dico già quasi da ultima spiaggia, ma un piccolo spareggio per la Champions con Napoli, che come la Lazio deve recuperare poi la partita della scorsa giornata di campionato. Ne parliamo con Dario Mastroianni di DAZN. Ciao Dario, buongiorno. Ciao, buongiorno. E grazie per essere con noi. Che tipo di partita può essere con un Lazio, un Napoli, diciamo, non facilmente decifrabili? Ti chiedo se è così, perché la Lazio effettivamente sembra avere una doppia personalità, gioca partite importanti, altre tipo quella contro l'Inter, negative. E il Napoli che sembra aver ritrovato un minimo di solidità, però ha tanti assenti. Ma se la guardiamo dal punto di vista del Napoli, deve essere la partita delle conferme. Conferma a livello tattico, di prestazione, di attenzione, però credo che insomma quanto visto nella Final Four di Supercoppa sia buono, sia positivo, e la sensazione che magari Mazzarri abbia trovato la chiave giusta per in parte ricostruire una squadra che ormai aveva bisogno di cambiare, nel senso che quanto fatto l'anno scorso ormai purtroppo va dimenticato, perché il calcio continua ad andare avanti e il nuovo modo di stare in campo è un modo che ha dato risposte positive, per cui è giusto probabilmente percorrere questa strada. Assolutamente, ne parliamo di questa partita anche con chi che ha commentato, che ha visto la Lazio da vicino a Riyadh per Mediaset ovviamente, Massimo Paganin. Ciao Massimo, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Ascoltavo il collega di DAZN Dario Mastroianni. Caro Massimo, dicevo di una Lazio che ha giocato male contro l'Inter al netto della straordinaria prestazione dei nerazzurri, e quindi che Lazio vedremo contro il Napoli? Non è così semplice da capire, giusto? No, assolutamente. Beh, per la Lazio non è semplice, nel senso che è una squadra che sta ovviamente alternando delle buone prestazioni a delle prestazioni molto meno buone. Mi aspettavo logicamente una Lazio diversa contro l'Inter, perché arrivava da 5 vittorie consecutive, sì, preso il derby contro la Roma, quindi mi aspettavo una squadra comunque in fiducia, che esprimesse un buon calcio e potesse mettere quantomeno in difficoltà l'Inter, mentre nell'arco dei 90 minuti non c'è stato praticamente nessun tiro in porta, nessuna azione pericolosa, ha subito e basta la partita, per cui credo ci sia da aspettarsi una reazione da parte della squadra di Sarri, è nelle sue corde, nelle caratteristiche, però è vero anche che quest'anno ha faticato, diciamo così, con le prime della classe, e quindi perché con il Milan ha perso 2-0, perché ha perso in casa con l'Inter, perché ha perso con la Juventus 3-1, praticamente ha vinto solo con Napoli, con la Roma. Sì, con un Napoli che comunque è in difficoltà, nel senso che Napoli quest'anno, anche tanto quanto la Lazio, sta alternando prestazioni che non sono i risultati ma sono proprio le prestazioni, no? All'interno della gara non vedi ciò che ti aspetti da una squadra che ha delle buone qualità. Ripeto, sicuramente è una questione di personalità, anche la squadra di Sarri ha bisogno di crescere da questo punto di vista, quindi la Lazio che mi aspetto è una Lazio che comunque andrà a fare un pressing alto, che cercherà di mettere in difficoltà un Napoli che ha cambiato sistema di gioco, quindi non sarà sicuramente semplice, che ha fatto bene, che è arrivato comunque in finale con l'Inter, che al di là dell'espulsione di Simeone aveva comunque imbrigliato la squadra di Inzaghi, aveva concesso poco. Però mi aspetto una Lazio, ripeto, che giocherà con un pressing molto alto, che cercherà di attuare un gioco che possa mettere in difficoltà Napoli soprattutto sulle corsie esterne, perché è chiaro che un 3-4-3 come quello che ha adottato il Napoli ultimamente, tra l'altro spostando un po' più dentro al campo Kvaratskhelia e Politano, potrebbe soffrire un po' sulle corsie esterne, però insomma mi aspetto una Lazio che abbia una pronta reazione rispetto a quella che è stata la partita disputata con l'Inter in Arabia Saudita. Il copione della gara però, Dario, torno da Dario Mastroianni, è un po' diverso dalle ultime partite anche del Napoli-Lazio dell'andata, perché il Napoli probabilmente
ripresenterà lo stesso atteggiamento al di là dello stesso sistema di gioco visto contro Inter e Fiorentina, e la gara si presta anche, no? Perché la Lazio la fa la partita, quindi difesa e contropiede fondamentalmente, da queste parti storciamo un po' il muso tutti, tifosi eccetera, però capiamo il momento. Quindi in questo senso il Napoli, se dovesse superare la pressione, come diceva Massimo Paganin, l'aggressività o il possesso palla della Lazio, potrebbe sfruttare un po' di spazi al netto dell'assenza di Simeone, Kvaratskhelia, Osimhen eccetera. Allora, il discorso assente è importante perché insomma Mazzarri ha un'emergenza che probabilmente non si ripeterà più tra squalifiche indisponibili, sappiamo anche chi è in Coppa d'Africa, certo. Quindi insomma per certi versi è una partita che non deve dare risposte definitive. Però vedendo anche quanto proposto in Arabia, secondo me è proprio in grado di fare una partita anche magari più propositiva, nel senso che nelle due partite con Fiorentina e Inter comunque è vero che il sistema difensivo era con la linea 5, però la squadra costruiva 4, aveva soluzioni diverse per uscire dalla pressione, e mi viene in mente il gol che ha portato la squadra in vantaggio contro la Fiorentina, sì, dove si è sganciato Juan Jesus, nel senso gli accorgimenti possono essere diversi. E la Lazio comunque è una squadra che si è evoluta in questo quasi triennio con Sarri, non sempre ti viene a prendere alta, sa fare partite diverse con un blocco un po' più basso, per cui nel senso mi aspetto una partita sicuramente aperta in cui probabilmente vedremo due squadre che proveranno a far male, proveranno ad attaccare, poi chiaro magari una fase difensiva un po' più accorta in una stagione in cui il Napoli di gol ne ha presi tanti. In questo momento può sicuramente aiutare e agevolare magari una squadra che anche dentro la partita ha bisogno di trovare piccole certezze per star più serena. Infatti poi dopo Massimo Paganin, torno da te, l'hai visto da vicino il Napoli appunto, credo che però la squadra di Mazzarri debba fare un passo in avanti, non so se sarà contro la Lazio anche per le assenze, però è chiaro che è ok mettere un po' di solidità alla fase difensiva, ma deve costruire qualcosa in più la squadra di Mazzarri, anche perché ha tanti calciatori offensivi, quindi ci aspettiamo questi progressi, altrimenti la lotta Champions diventerebbe ancora più complicata. Sì, però è vero che nel momento in cui si cambia il sistema di gioco la fase difensiva è quella più facile da fare, e di conseguenza è normale che si parta da lì, quella di difendere, di cercare di concedere poco agli avversari. La fase invece di costruzione del gioco, la fase offensiva, è quella più complicata, nella quale cambiano completamente le linee di passaggio, i movimenti dei giocatori, devi capire dai tuoi giocatori, devi spiegare ai tuoi giocatori e dire loro cosa vuoi, quali sono i movimenti, e da una fase, diciamo così, piuttosto nella quale i giocatori ancora pensano, quindi poco fluida, si deve passare ad una fase molto più fluida e automatica e con degli automatismi importanti. Certo. Ma è facile farlo nel corso del campionato, questo è poco ma è sicuro, soprattutto con una squadra che era ben radicata a quelli che erano dei concetti, dei principi che aveva dato Spalletti lo scorso anno, di un 4-3-3 molto fluido. Ripeto, le prestazioni fatte nell'arco della stagione sicuramente hanno inciso molto, però il Napoli in questo momento deve cercare di svoltare. Credo che essere arrivato in finale comunque della Supercoppa o aver giocato una buona gara anche se difensiva contro l'Inter abbia dato comunque un po' più di fiducia e consapevolezza, un po' più di possibilità e margine a Mazzarri di poter esprimere e chiedere quello che è un sistema di gioco diverso e quindi dei concetti diversi ai calciatori, e mi sembra che la disponibilità sia stata buona, che sia stato anche un cambio di atteggiamento tra la prima e la seconda partita, dove i quinti si sono alzati un po' di più, dove i centrocampisti hanno usato un po' di più, c'è stato un movimento diverso delle punte, ripeto, richiede del tempo il cambio di sistema di gioco, mi sembra che comunque ci sia la buona disponibilità da parte dei giocatori e questo è già un buon punto di partenza. Incontrano una squadra che comunque è ben organizzata, perché la Lazio, da quando è arrivato a Sarri, è una squadra che comunque è ben organizzata, perciò mi aspetto una partita comunque aperta, al di là del fatto che il Napoli possa decidere di giocare una fase difensiva più accentuata e quella di partenza, però questo cambia poco, nel senso che il tema tattico può essere quello, ogni squadra adotta il proprio e il Napoli cercherà di far tesoro di quelle che sono state le ultime esperienze giocate per cercare di aggiungere qualche cosa. Massimo, proprio al volo nel salutarti e ringraziarti per il tuo intervento qui a Radio Marte, ti chiedo, ma esce Østergaard, entra o potrebbe entrare Neun Perez, migliora o peggiora il Napoli? Perez è un buon giocatore, comunque credo possa dargli una soluzione, perché ha giocato anche da centrale difensivo, quindi può giocare anche da centrale difensivo nei tre, quindi credo che Mazzarri abbia valutato prevalentemente quello, il fatto che ha già giocato con un sistema a tre dietro e che sia quindi in grado di adattarsi molto in fretta. Come detto, a metà anno non è semplice
trovare delle soluzioni, a portare, diciamo così, delle modifiche alla squadra che aggiungano valore. Mi sembra però che abbiano preso un buon giocatore dal punto di vista difensivo. Cambia poco, Ostigar l'ho visto, ma d'altra parte il punto è sempre questo: l'allenatore lo vede tutti i giorni, la settimana, e se ha deciso e valutato che non era il giocatore per lui, significa c'era qualche cosa che non andava. Adesso dire cosa esattamente credo sia difficile, perché ogni allenatore ha le proprie vedute e fa le proprie considerazioni. Credo Mazzarri abbia fatto le sue e poi abbia deciso di optare, ripeto, per un giocatore che già gioca con, ha già giocato con quel sistema di gioco per tanto tempo, quindi sarà molto più facile il suo inserimento all'interno di una rosa che ha deciso comunque di cambiare sistema di gioco da qui in avanti. Massimo, grazie per il tuo intervento, buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a Massimo Paganin, ex calciatore, ricordiamo, opinionista di Mediaset. Dario, nel salutarti e nel ringraziare anche te, volevo chiederti proprio al volo, metteresti in campo insieme a Politano e Raspadori, che mi sembrano ovviamente titolari domenica pomeriggio, Ngonge o Ngonge? Non so come si pronuncia. Gong. Tu sei Gong, ecco, tu fai telecronaca, lo sai meglio di me. Gonge o Lindstrom, largo a sinistra? Allora, solo per un discorso di piede. Per farlo giocare in una zona un po' più comfort, partirei con Lindstrom. Anche se, insomma, magari la frizzantezza di un giocatore che è appena arrivato, che è nuovo, che vuole mettersi in mostra, può essere una bella carta. Però avendo Politano, Mancino, che non puoi toccare da quella posizione, avendo Ngonghe, che è un altro Mancino, onestamente partirei con il piede forte di Lindstrom, pronto per rientrare. È un altro ragazzo che ha bisogno di dare delle risposte e ha bisogno di togliersi di dosso un po' di polvere, un po' di pressione, però ha delle qualità molto alte. Chi lo ha seguito negli ultimi anni in Bundesliga lo conosce bene, per cui insomma credo che la staffetta sia indiscutibilmente quella. Solo per un discorso di piede partirei con Beh, sì, sì, anche per dare fiducia in effetti al danese. Dove ti sentiamo domenica? Su quale campo? Sabato. San Siro, Milan-Bologna. Ah, bene, bene, va bene. Grazie Dario, buon lavoro, un abbraccio. Grazie a voi. Grazie sempre a Dario Mastroianni da Zon. Dobbiamo fermarci, intanto vi ricordo il numero per interagire con noi: 339-666-9990. A tra poco. Marte Sport Live. Marte Sport Live. E allora, di nuovo in diretta, qualcuno dice: Dario, c'è sempre Tony Molà al di là del vetro. Sì, c'è sempre con noi Tony. E quindi grazie per averlo ricordato. Sempre sembra molto strano, insomma, non poterlo rivedere. Intanto, però, parliamo appunto di Lazio Napoli, non solo, lo facciamo con Fabio Rossito. Ciao Fabio, buongiorno. Buongiorno a tutti. E grazie a tutti. Per essere con noi oggi, apprezzatissimo. Grazie a voi. Unionista, oltre che insomma allenatore, ex azzurro, ex udinese, e anche col collega di Lazio Style Radio, chiedo scusa, Paolo Colantoni. Ciao Paolo, buongiorno. Ciao, eccomi, ciao Dario, buongiorno. Grazie di Radio Olimpia, ti correggo, di Radio Olimpia. Ah, Radio Olimpia, ho detto una cosa per un'altra, perfetto, vabbè, grazie per la correzione. Ma figurati, non c'è problema. Radio Olimpia, che riguarda ovviamente la Lazio. Caro Fabio, però, inizio da te, Fabio Rossito, per chiederti di Neun Perez, vado subito in tackle. Com'è questo ragazzo? È pronto per il Napoli? È da Napoli? Insomma, a livello, io parlo più di personalità, credo di sì, credo che... Ma Napoli non è una piazza facile, però credo che sia un ragazzo già maturo, insomma, per fare questo tipo di salto, insomma, credo che possa essere una cosa buona per il Napoli. Cioè migliora la fase difensiva, il reparto difensivo del Napoli, che ha dei problemi. Sicuramente dà una grossa mano, perché il Napoli in questo momento abbia bisogno di qualche innesto di impostare dentro, sicuramente. Viene sicuramente a dare una mano. Sicuramente sì. C'è Lazio-Napoli, caro Paolo Colantoni, è già un po' uno spartiacque, perché è vero che ci sono ancora tante partite, però insomma entrambe le squadre vengono da due momenti difficili, la Lazio semplicemente per la sconfitta con l'Inter, il Napoli sta riemergendo ma ha ancora di difficoltà e tante assenze. La Lazio di quest'anno, caro Dario, è assolutamente imprescrutabile, è impossibile riuscire a trovare anche una spiegazione logica, a volte alcune risalite ad alcune situazioni particolari, alcuni momenti discese ardite e risalite, insomma, citando Battisti, ecco, bravissimo, omo gol, proprio così. È una storia che è partita con l'handicap delle due sconfitte nelle prime due giornate, ma che poi ha fatto una fatica incredibile a rialzarsi, ha trovato continuità soltanto adesso, di fatto con 5 vittorie consecutive tra campionato e il derby di Coppa Italia che l'hanno rilanciata. È chiaro che
se si guarda i risultati in questo momento, la Lazio prima anche della trasferta di Riyad era comunque tornata ad un punto dal quarto posto in classifica, in finale di Coppa Italia, negli ottavi di Champions, quindi come dire, i risultati sono più che positivi, è l'alternanza di prestazioni, di risultati e soprattutto, cosa un po' particolare anche per una squadra di Sarri, l'essere poco prolifici sotto porta quest'anno, è un altro che segna davvero poco quella di questa stagione. Nonostante la produzione di azioni, vado da Fabio, tanti messaggi per te, già Fabio sono arrivati, Rossitto Pocahontas, grande Fabio, insomma, e tanti altri messaggi ricordano la tua esperienza qui in azzurro. Ma che te li sei fatto a distanza di mesi? Sembrano passati da queste parti 6-7 anni dallo scudetto. Sì. Purtroppo solo 6-7 mesi. Ma allora, l'idea che quest'anno è stato, si poteva immaginare comunque di vivere un po' di difficoltà dopo una vittoria, non è mai facile comunque ripetere un'annata importante. E, però devo dire che adesso, dopo aver visto anche le ultime prestazioni, l'ultima proprio la finale, credo che Mazzarri abbia preso un'altra strada e questo mi dà fiducia, perché giusto così, non si poteva imitare non si poteva imitare il Napoli di Spalletti, era inimitabile, nel senso che seguire quella strada in questo momento è sbagliato, anche perché probabilmente Mazzarri ha altre idee e comunque ha dimostrato di mettere un vestito diverso alla squadra e credo che abbia dato compattezza e secondo me ha dato anche un po' di entusiasmo, perché comunque i giocatori hanno acquisito qualcosa di nuovo e credo che ci fosse bisogno di un passo così, perché sennò ritrovare la propria identità in questo momento era molto difficile. È vero, intanto poi torno da Paolo, Fabio, c'è appunto subito Lazio-Napoli, poi Napoli-Verona, poi Milan-Napoli, quindi il calendario non è che sia molto semplice. Le chance di Champions da cosa dipendono? Dal Napoli che torna a fare il Napoli in alcuni elementi o dal consolidamento di questo nuovo sistema di gioco anche in virtù dei nuovi acquisti? Sì, 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 consolidamento del nuovo sistema di gioco. Io credo che poi non so se sarà sempre la stessa, si giocherà sempre la stessa maniera, ma io credo che c'era bisogno di dare un segnale diverso. E non è facile entrare in Champions quest'anno, però credo che il Napoli abbia tutto per giocarsi, insomma, quando recupererà i giocatori e credo che abbia una rosa importantissima. Aveva bisogno di trovare delle certezze. Chiaramente le strade si può arrivare allo stesso risultato in strade diverse, credo che ne avesse proprio bisogno. Io credo che se rivedremo, e credo sia partito un nuovo ciclo, proprio il Napoli di Mazzarri, bravissimo a giocare in una certa maniera, secondo me è un gran maestro e credo che le possibilità ci siano per arrivare anche nei primi quattro posti sicuramente. L'ultima, poi davvero torno dall'amico Paolo, ma Samardžić che resta a Udine, un'occasione sprecata per il Napoli o ci ha perso più il ragazzo a non venire a Napoli? Ma ragazzo, non lo so, onestamente è chiaro che non venire a Napoli è sempre un peccato. In questo momento non è facile rifiutare una piazza così. Io non so per quale motivo questo ragazzo si è trovato, già è la seconda volta, mi pare che insomma salta una trattativa e credo che o probabilmente sente il bisogno di rimanere a Udine per cercare di completarsi definitivamente, perché può darsi, sì. Può essere solo questo, perché anche quest'estate c'è stato proprio un tiro e molla fino alla fine, ma il ragazzo poi non so per quale motivo comunque ha scelto di rimanere. Credo che forse abbia voglia di consolidarsi, perché chiaro che i salti in certe piazze non sono così semplici, che probabilmente è questo. Si può darsi che sia così. Grazie Fabio, alla prossima, buona giornata. Grazie a voi, un abbraccio. Un abbraccio a te, grazie a Fabio Rossitto. Torno da Paolo con Antonio per capire invece che tipo di Lazio, proprio negli elementi, sfidare il Napoli, Castellanos potrebbe farcela, ancora Ghila in difesa, credo, no? E poi dimmi tu cosa accade, così lo dico a Mazzarri. I dubbi più importanti sono in attacco, Dario, perché manca Immobile, manca Zaccagni. Castellanos ieri ha fatto tutto l'allenamento, è chiaro che ieri era mercoledì, se si è allenato ieri, si allena oggi, si allena domani e fa la rifinitura, disponibile. Quattro giorni completi di allenamento potrebbero anche bastare, no? Per vederlo in campo, però Sarri difficilmente uno che rilancia e mette dentro i giocatori dopo un infortunio, soprattutto se non stanno al 100%. La Lazio però ha bisogno di Castellanos anche semplicemente per un discorso numerico, perché in questo momento ha soltanto a disposizione Isaksen, Felipe Anderson e Pedro, tre giocatori particolari che hanno vissuto tra l'altro una stagione molto strana
Zaccagni e Felipe Anderson probabilmente per le voci di mercato, Isaksen perché ha dovuto ambientarsi, Pedro che sembra l'ombra di se stesso, cioè Pedro di quest'anno nell'ultimo periodo, tra l'espulsione al derby nei minuti finali e ciò che ha combinato anche in Supercoppa a Riyadh con il calcio di rigore concesso all'Inter, una prestazione sicuramente negativa, sembra essere lontano parente del giocatore che nelle prime due stagioni la Lazio ha fatto davvero la differenza, quindi è anche per quello che ha spiegato un po' la difficoltà di andare in gol nella Lazio di quest'anno. E quindi Castellanos serve anche semplicemente per avere un'alternativa al posto d'opera, per poter magari cambiare qualcosa nel corso della partita in attacco, questo sì. In difesa sì, Patrick non ce la fa per questo problema alla spalla, dovrebbe giocare ancora Mario Ghila, che è stata sicuramente una delle sorprese più belle di questa stagione fino adesso. E poi ci sarà un olimpico particolare, perché abbiamo già detto ieri dell'assenza dei tifosi del Napoli residenti in Campania, della presenza di altri tifosi del Napoli di altre parti d'Italia nella curva settore ospiti tribuna ovest, no, distinti ovest mi sembra, e invece l'assenza dei tifosi della Lazio nei settori curva nord, distinti nord-est e nord-ovest per la chiusura dopo i rullati a Lukaku, ma con la presenza, probabilmente te lo chiedo, gli abbonati in altri settori, Montemario in particolare, perché Lotito ha offerto la possibilità a prezzi più bassi agli stessi di essere presenti. Come va secondo te questo riempimento? Guarda, bisogna aspettare le 16 di oggi per capire che tipo di risposta ci sarà, perché verrà fatta partire questa, chiamiamola promozione, che ha fatto la Lazio nei confronti degli abbonati. È una scelta che ha fatto un po' discutere sotto un certo punto di vista, a mio modo di vedere però legittima. Non perché non bisogna, come dire, punire determinati gesti, determinate prese di posizione, è che questa situazione così particolare, no, della Coppa Italia che porta poi alle sentenze in campionato, è una cosa che giuridicamente qui a Roma sta facendo discutere tanto, certo, nel senso, certo, tu vai a colpire dei tifosi, esatto, abbonati in campionato che magari non erano presenti in Coppa Italia, perché tra l'altro credo che numeri alla mano, numeri che aveva portato la Lazio anche nella sua tesi difensiva, in Coppa Italia nel giorno del derby, quando sono stati registrati quegli ululati, c'erano praticamente meno del 50% dei tifosi che normalmente sono abbonati in campionato, quindi se ci pensa una tortura. Come al solito, Paolo, sparare nel mucchio senza senso, non tutelando i veri tifosi come del Napoli, del Lazio, dell'Udinese pure, ma non andando a individuare, nonostante i mezzi, videosorveglianze, biglietti nominali eccetera, i mezzi a disposizione, bisogna punire in modo netto, chiaro, certo, fermo, pesante, certo, i colpevoli di tutte queste ma guarda, quello che sta succedendo ad Udine sotto un certo, esatto, punto di vista ci sì, sta anche facendo capire, cioè in tre giorni comunque cinque responsabili sono stati trovati, quindi esatto, se si vuole si ha la possibilità di capire chi realmente ha commesso degli errori, delle cose che non bisognava fare, punirli, colpirli direttamente. Esattamente, ma sparare come hai detto tu nel mucchio, soprattutto poi andando a colpire chi non era presente, il paradosso è proprio questo, no? Che in paradosso Italia... del paradosso, diciamo, perché poi c'era. Dopo si va sempre però così. Però questo, insomma, lo scenario è quello che hai detto tu, ci sarà probabilmente molta più gente nelle varie tribune, e anche qui se ci pensi, no? C'è un'altra stortura abbastanza particolare che nessuno sta evidenziando. La Lazio praticamente non mette in vendita i biglietti della curva Maestrelli, cioè della curva sud, perché è la curva che è a contatto con il distinto dove dovrebbero esserci i tifosi del Napoli. Esatto. Però quel distinto praticamente tocca sia la curva Maestrelli ma anche la tribuna Montemario, dove invece adesso paradossalmente potrebbero andare quelli della curva nord, perché se vanno a comprare il biglietto in tribuna possono andare lì. Che quindi pasticcio. Paradossalmente i tifosi più caldi della Lazio potrebbero essere a contatto con quelli del Napoli. Un pasticcio assoluto, ancora una volta l'incapacità secondo me del governo e delle istituzioni di tutelare insomma i veri tifosi e anche un evento sportivo. Caro Paolo, grazie per il tuo intervento. Radio Olimpia, un abbraccio. Anche la notizia.it. Grazie a Paolo Colantoni. Devo dire che a proposito dei biglietti c'è anche una protesta per i biglietti Milan-Napoli, perché improvvisamente i biglietti sono destinati per ora alla vendita solo ai tifosi residenti in Campania e all'estero. Quindi i residenti di altre regioni stanno protestando, i tifosissimi del Napoli, di tanti club, perché avevano già previsto di acquistare il biglietto che potrebbero ora non trovare perché c'è la prelazione per questo tipo di tra virgolette categorie. Mi sembra davvero una disorganizzazione continua, anche in modo diciamo così d'impeto, improvvisato e non pianificato. Ne parliamo tra un po', ma soprattutto poi aspetto i vostri messaggi e i vostri interventi telefonici, perché arriva Enrico Fedele. Marte Sport Live. Marte
Marte Sport Live. Eccoci cari amici, intanto dalla redazione Emanuela Castelli mi fa sapere che De Laurentiis è a Castelvolturno da questa mattina al centro tecnico per accogliere i nuovi, anche, oddio, il nuovo Dendon, che era, non è ancora ufficiale, per riunioni di mercato ulteriori e con Mazzarri e con la squadra. Però, come si diceva, arriva il momento del nostro direttore, chiamate allo 081 63 63 63. Fedele contro tutti, il filo diretto con Enrico Fedele. Filo diretto con Enrico Fedele, buongiorno direttore. Direttore? No, l'abbiamo aperto. Sì, sì. Ah, eccoci qua. Eccoci qua, direttore. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, in attesa delle telefonate allo 0816363, mi raccomando, domande contro le opinioni di Fedele, non contro il direttore. C'è il report allenamento di oggi che leggiamo subito prima di andare a una domanda a parte mia, perché. Allora, riscaldamento Torello, gruppo, lavoro tecnico tattico, chiusura con partita tutto campo, Meret, Nathan e Oliveira hanno svolto lavoro personalizzato in campo e in palestra, quindi diciamo stanno avviandosi verso il recupero, non ci sono notizie sugli altri, vuol dire che tutti stanno bene, questo ci fa piacere, vai Traoré, Mazzocchi, Politano, quelli acciaccati. Allora, caro direttore, con Dendonker e forse Perez, poi ne parleremo anche la prossima settimana, il Napoli esce o meno rafforzato dal mercato? Assolutamente no. Ecco. Perché? Assolutamente no. Il Napoli aveva bisogno di giocatori pronti, ma soprattutto giocatori di personalità. Sì. Giocatori che facessero crescere anche gli altri, tipo difensore. Questo ragazzo che stanno trattando non è altro. Forse cioè, l'ultimo acquisto sarà il difensore, mi sembra paradossale. Era il primo e diventato l'ultimo. Esatto. Ed è un giocatore che conosco bene, anche per interposte persone. Ah. Un Ostigard. Ecco. Ha detto tutto. Quindi, non ho capito, ma è più forte o meno forte di Ostigard? Siamo là. Abbiamo preso il tuo ragazzo di Barra, che è bravo, però potevamo anche avere altre alternative, tipo per esempio Zanoli o tipo Trepinta, sì. O mi sbaglio? Sì. Abbiamo preso un giocatore per fare numero in mezzo al campo, che è quello che io scherzosamente dico Dindonà, il quale ha fatto, mi pare. Infatti mi chiedevo come l'avrebbe chiamato, dopo Guaraschellia o Cosimino e gli altri, Anguillades, Dindonà. No? Bravo, Dindonà, e tieni presente che ha fatto un paio, sì o no, 300 minuti. Quest'anno sì. Su 2000 minuti. E stiamo a posto. Poi c'è un altro giocatore. Almeno Dendonker, in teoria, essendo nazionale belga, ha un po' di esperienza, un po' di, insomma, di porta un po' di sicurezza. Al posto di chi? Al posto di chi? Lo so, al posto di Caiuso. Di nessuno. In questo momento. Di Caiuso, ma c'è stato lui Sapra, vabbè, però non è che anche sta detto che giochi tutti i 18 partiti. Io dico giocatori determinanti. No, ho capito, giocatori. Ma infatti io sono d'accordo. Napoli ha preso giocatori determinanti. Poi abbiamo preso Traoré, il quale è un ragazzo di grande qualità che ha bisogno ancora di un paio di mesi, perché adesso ha cominciato la riatletizzazione. È diversa dalla rieducazione, perché è praticamente a corto di preparazione, si diceva una volta così. Insomma, come? A corto di preparazione, si diceva una volta. No, deve mettere l'organismo nelle condizioni di avere energia, quindi corsa, resistenza, velocità, flessibilità, cioè le capacità condizionali, e ci vuole del tempo, e quindi non gioca. L'unico che può giocare è praticamente questo ragazzo del Verona, il quale può giocare come esterno, ma vediamo lo muove, e poi c'è sempre Lindstrom che dovrebbe esplodere, quindi come vedete mi sembra Napoli andando a presso Elmas, mi sembra perso un mercato dei saldi. Vabbè, parliamo con gli amici tifosi a questo punto. Ciro, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Domanda per Fedele, prego. No, una domanda per Fedele la voglio fare io, ma scusami, io la faccio a voi Radio Marte, ma come fate a chiamare ancora Fedele, scusatemi? In che senso? Come fate a chiamare Fedele? Vabbè. Ciao Ciro, ti ringrazio per l'intervento. No, come fanno a chiamare altri che non sanno da 40 anni nel calcio? Ti riporti questa domanda, caro. Come fai a chiamare Fedele? Enrico Fedele è un nostro opinionista da molti anni, ne siamo orgogliosi, perché è un grande competente di calcio e sa fare radio e televisione, punto. Non ci sono altre cose da dire. 081 63 63 63 per fare domande serie a Fedele.
La domanda l'hai fatta a me e ho risposto Ciro. Questa è la nostra decisione, anche editoriale, non solo, anche redazionale. Ne siamo molto felici, siamo molto orgogliosi di avere come nostro opinionista il direttore Enrico Fedele, che tra l'altro dice pane, pane, vino al vino, poi uno non può essere d'accordo, e noi infatti vi invitiamo a esprimere le nostre opinioni o le domande contro le opinioni, non la persona. Enrico Fedele, che è un nostro fiore all'occhiello assoluto. Vincenzo, buongiorno. Salve, buongiorno. Vorrei rispondere io a quel signore che ha... Vabbè, però andiamo oltre poi. Andiamo oltre. No, è perché mi sembra veramente fuori luogo quello che ha detto. Stiamo parlando di una persona di una competenza, voglio dire, riconosciuta. Appunto. Anche io molto spesso non sposo il pensiero di Fedele, ma esatto. Non c'è dubbio che non possiamo avere sempre lo stesso. Ma meno male, altrimenti tutti uguali, ma sai che noia, sai che. Ma vorrei dire, massificazione. Ma stiamo scherzando, ma perché quello del Napoli può definirsi un mercato utile, nel senso un mercato che può avere accresciuto la rosa, può avere accresciuto il potenziale. Ma forse qualche alternativa, guarda. Però effettivamente. Ok, domanda è questa, Vincenzo. Noi abbiamo mandato via Elmas, che credo fosse di gran lunga uno dei migliori dodicesimo uomo delle rosse di Serie A. Stiamo snaturando alcuni giocatori che avevano con Spalletti mostrato delle capacità che oggi sembrano improvvisamente ad esperto. Non credo che questi ragazzi che ancora devono entrare al regime, dico tra Ore, non sappiamo ancora come andrà, possono ritenersi grazie Vincenzo, grazie direttore, penso che non si vuole aggiungere altro su quella cosa di prima. Invece sul discorso la maggior parte competenti o meno, almeno che non siano delle persone che volutamente vogliono essere protagonisti oppure sentire la propria voce, tanto può parlare, e allora facciamo parlare tutti, ma il concetto è questo. Io non credo, se fai un sondaggio molti ti diranno che sono insoddisfatti, perché non si è migliorato l'organico degli 11, forse arricchito qualche quello della rosa, questo il Napoli ha un obiettivo che può raggiungere, che è il quarto posto, secondo me, nonostante le mancanze. Guardando la davanti alla Lazio, non a caso domenica è una partita importante. Infatti. Queste sono, secondo me, poi se andiamo a vedere le altre cose, scusatemi, la squadra che è stata eliminata dalla Coppa Italia, è stata non ha lottato con lo scudetto, è stata eliminata dalla Supercoppa, non lo so che cosa succederà nella Coppa dei Campioni. Allora, se non facciamo il quarto posto, che cos'è? E che cosa abbiamo fatto per superare questo momento nel quale siamo ammalati? Ecco, che cosa abbiamo fatto? Ecco. Qualche giocatore, i più forti, secondo il mio modestissimo parere, sono Ngonghe e Traoré, si sta bene, ma in ruolo è appunto più o meno coperto. Ngonghe sicuramente è un giocatore che può essere utile, però... In una posizione dove già abbiamo Politano, infatti in ruoli già abbastanza coperti, lì dove c'era necessità, difesa e centrocampo, dovevano arrivare giocatori un po' più pronti. Poi magari Ndonger, se arriva Perez, fanno benissimo e ne siamo i primi a essere felici, ovviamente. Il signor Fedele, scrive questo amico Antonio da Napoli, potrebbe insegnarci che a gennaio calciatori forti e soprattutto che sono titolari nelle proprie squadre non ti ricede nessuno. E questo d'accordo, solamente c'è un problema. Il problema è un altro, e noi sappiamo che abbiamo bisogno di un difensore da un anno. Infatti, un difensore veloce, Napoli lo circa da un anno. È vero. Perché il Napoli, il primo giocatore che doveva pigliare, era il difensore forte di guida. Siamo arrivati all'ultima partita che non c'è, pigliare un giovane. Se questo non è proprio il mercato di novembre, il Napoli ha cominciato a marzo a fare il mercato, anzi a Catosa. E ti dico di più, faccio un nome perché poi sono abituato a essere chiari, un tipo, ecco, perché non voglio entrare nel mestiere degli altri, si era svigolato Sergio Ramos, mi senti? Sì. È tornato nella sua Siviglia, poi non sta andando bene, ecco, una tipologia di quel giocatore, così, un leader. Uno che ha fatto tanti campionati. Però l'unico forse disponibile a gennaio, Sergio Ramos, non credo. Forse può essere, poteva essere, no, Boateng, ma insomma non gioca da un anno e mezzo. Però, è l'unico a livello di guida, poteva essere Paolo Mino.
il quale è una, diciamo, una fotocopia. No, ho detto, io già lo so cosa vuole dire, non esageriamo. Allora, Passarella, perché Passarella ho detto anche, no, ma io ti ho detto come tipo caratteristiche, no, ma Passarella è, no, è Maradona, no, e Palomino, no, e Sarmataro, no, io non sono abituato a bestemmiare. Oh, bene, sarebbe una bestemmia. Appunto. Dite che Palomino, ecco, ho detto è un giocatore dove mi è il carattere, perché è un ragazzo che non si arrende mai. Mm. È uno che nell'uno contro uno fa tutto quello che deve fare. Mm. È chiaro, questo è quello che dico io, è abituato a giocare in una difesa a tre e quindi c'era la possibilità di poterlo fare. Ma quindi il Napoli resta una difesa a tre? Non mi risponda, pubblicità e torniamo. Enrico Fedele, chiamatelo allo 081 63 63 63. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Un po' dei vostri messaggi nel frattempo. Ricordiamo che il Napoli ha ufficializzato Zerbin, non ancora l'acquisto di Dendoncker, che De Laurentiis era a Castelvetturo questa mattina, come ci ha riferito anche la collega Italia Mele di Canale 8, che saluto, riferita da Manuela Castel di redazione. E detto questo, un po' di messaggi da parte vostra, poi andiamo da Enrico Fedele. Se arriviamo al quarto posto, e solo per fortuna un po' di tenacia di Mazzarri, che al posto suo io sarei già scappato addirittura. Beh, il Napoli ha i mezzi anche senza il mercato per andare al quarto posto, risvegliandosi. Poi disfattisti cronici, una settimana fa mancava il sostituto di Politano, ora non serviva, ma chi vi capisce, bravo. No, non abbiamo detto questo, caro amico. Abbiamo detto, io poi non so il direttore Fedele cosa vuole aggiungere, che al Napoli serviva innanzitutto il 2 gennaio un difensore centrale, magari una guida, certamente un rinforzo, e un centrocampista in interdizione, che invece arrivano alla fine del mercato, forse, perché ancora non è arrivato il difensore ufficialmente. Direttore, eccoci qui. Intanto 081 63 63 63 per fare domande in diretta ad Enrico Fedele. È così anche per lei? Oppure voleva. No, non si discuta, ma non si discuta in maniera più assoluta. Gilda, ci tira le orecchie, direttore. Pure a gennaio arrivano i giocatori forti. Gilda, cara Gilda. Vedi, arrivano i giocatori forti a gennaio. Vedi Lobotka, Jorginho, Demme, e aggiungo anche Goulam, anche altri sono arrivati. Ma poi mi pare che. Però, non so se circa i tempi d'oro. Venne Santa Croce, forse. Santa Croce venne, sì, sì. Santa Croce, salutiamo. Era ogni bagno. Sì, sì, a gennaio Fabiano Santa Croce con Mannini e Pazienza arrivò. Bravo. Quindi qualcuno può arrivare, sicuramente devi indovinarli. Chissà, magari uno di questi due o tre che sono arrivati, tipo Ngonghe oppure altri, potrebbero essere avere un rendimento immediato molto buono. Ma c'è Lazio-Napoli, direttore. Napoli giocherà ancora a tre da qui a giugno, secondo lei, a maggio? Oh, guarda, Lazio-Napoli è un crocevia, carissimo Dario, lo so. Perché la Lazio, il Napoli non deve perdere, cominciamo a partire da questo 3-3. Anche perché 8 assenti ce l'ha sempre, 8 assenti. Anche perché, al di là di Immobile, che non mi sembra in una grande annata, ma anche non gioca niente. Ma c'è Zaccagni, bravo, c'è Zaccagni. Sì. Zaccagni in questo momento è come devo dire, è l'arciere della Lazio, che sta giocando senza, con un Luis Alberto che non è nelle grazie di Sarri, perché Sarri non ama i giocatori di talento che magari hanno delle pause, e con senza attaccanti, forse con questo ragazzo nuovo, con Felipe Anderson, che è la stessa situazione di Zelischi, però gioca. Ecco, a proposito, mi ha anticipato la domanda, poi andiamo al telefono 0816363, perché leggo anche da Napoli Calcio News che dalla Polonia, da Polski Radio, arriva una notizia riguardante Zielinski, che sarebbe fuori, secondo anche gli amici della Polonia, ai margini del Napoli per volontà di De Laurentiis. È vero, io credo che sia proprio questo, ed è praticamente come Marco, qui c'è in linea? Pronto? Sono io. Ah sì, sì, no, vabbè, sentivo un'altra voce. No, è come dirsi che la moglie non è fedele e io magari. Ma è una cosa che per il Napoli devi chiarire. Ma non esiste proprio nel calcio moderno, dai, ripicca, non ripicca. Ma la ripicca, un giocatore utile. Ma chi dovrebbe essere arrabbiato è il giocatore. Quando vede che danno 10 milioni a uno, quando vogliono dare lo stesso Politano, che magari pure li merita, un aumento di stipendi, e lui alla fine dell'anno da 4 milioni. Con lo scudetto vinto gli dice ti vogliamo dare la metà, ma dai, su, ma Zielinski deve essere messo in campo, e poi Zielinski deve dimostrare, come ci auguriamo, speriamo, che come no, ma questo ha le motivazioni giuste, non c'è dubbio alcuno. Andiamo da Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno Antonio, volevo fare una domanda a dottor Fedele. Vai.
Visto il mercato come l'ha definito i saldi, io sono pienamente d'accordo, ma in prospettiva di giugno l'anno prossimo, secondo quanto si dice Mazzarri è un traghettatore, ma a questo punto chi dobbiamo aspettarci alla Via del Napoli, visto che la squadra ormai che Mazzarri, grazie, che Mazzarri, e mi dispiace molto perché ha dimostrato quanto valore ha, nonostante che molti volessero la bollitura, e chiaro, l'avevano fatto pure con Ancelotti. E quindi ha dimostrato con una saggezza tattica proprio domenica, e io ripeto, vedendo la il carro armato del Milan in formazione tipo, e il Napoli che a un certo punto giocava con Cacius, con Zerbin, con Gaetano, con Olobotka e con Mazzocchi, mi domando che cosa sta succedendo. E invece il Napoli ha fatto la sua partita perché era organizzata tatticamente bene. Era ordinata. Sì, è vero. Ordinata tatticamente bene. Allora il concetto è che Mazzarri, e purtroppo mi dispiace che non possa essere l'allenatore, al di là se fa quarto o che sarà, pure io credo che oramai è fuori dal progetto futuro. Però Antonio chiedeva, poi andiamo da Salvatore, Antonio chiedeva chi potrebbe essere questo, chi possiamo immaginarci e voi aspettatevi sempre un colpo a sorpresa del presidente, perché nel cinema i finali sono quelli che rimangono impressi. È vero. Salvatore, buongiorno. Buongiorno alla redazione, al direttore. Io volevo chiedere cosa ne pensa di Zerbin al Monza, e poi le spiego il perché. Magari credo che sia stata una ufficiale anche Popovic al Monza. Ti dico la mia, ecco, è stato solo un favore, è stato chiesto da Palladino per poter usufruire del tesseramento di Popovic, quindi c'è stato un do ut des. Il Napoli credo che l'abbia fatto a malincuore, perché Zerbin poteva benissimo essere un sostituto di qualunque giocatore, non a caso credo che la mossa geniale di Mazzarri sia stata quella di averlo messo sulla corsia di De Marco, dove si è comportato molto bene, quindi è stato non un fatto voluto ma dovuto per io non lo conosco questo ragazzo, me ne parlano molto bene, per tesserare, mezzi, per tesserare, esatto, è un 2006, per tesserare questo ragazzo e vedere poi un domani che dovrebbe essere anche lui un sostituto di Zerischi, però è un 2006. Intanto ricordiamo che secondo la classifica Deloitte Football Money League il Napoli è al 19° posto nel fatturato dei primi 20 d'Europa, con un 211 milioni di euro rispetto all'anno scorso, è arrivato a 268 milioni di euro di fatturato nella stagione dello scudetto. Roberto chiede: non crede che sia una pianificazione, un mercato attendista, per così dire, caro direttore, visto appunto che non c'è il nuovo allenatore già fissato? Attendista, ma c'è un obiettivo importante da centrare, con una falla importante da un anno, con un giocatore esperto, non tanto per pigliare, come io voglio dire, un saldo, è chiaro. Quindi il Napoli in questo momento aveva bisogno di giocatori di una certa esperienza, in effetti immediato, perché deve tentare di fare il quarto posto. De Zerbi mi piacerebbe un sacco, scrive Marco da Napoli, poi altri messaggi, ma c'è Benvenuto al telefono, pronto, buongiorno. Buongiorno, Benvenuto. Un saluto al direttore. Spesso sono d'accordo con lui, solo che io non capisco niente di calcio, tra virgolette, quindi ho piena fiducia in quella che dice il direttore. Niente, la mia domanda è molto semplice, perché io la vedo in un modo, in questo senso, ma è mai possibile che un allenatore debba soltanto ed esclusivamente giocare con un modulo, quando invece poi in squadra ha calciatori di diversa grazie cioè, mi spiego, no ho capito, chiarissimo, grazie, benvenuto direttore. L'Aul può giocare col 3-4-3 con la Lazio e col 4-3 per esempio col Verona, per esempio. Penso che sia nelle corde di Mazzarri in questo momento. Ma anche negli anni passati, se voi ricordate, lui parte sempre col 3-5-2. A un certo punto lui portava Berami a fare il centro e metteva Pandev con Cavani e con Lavezzi. Quindi non è un integralista, è chiaro. Sarri è un integralista, era
poi ha cambiato quando è andato alla Juve, l'hanno fatto cambiare, ha vinto scudetto, ma anche lui a delle volte ha optato per questa situazione, e poi il modulo lo fanno i calciatori. Interpretazione fondamentale. Lei da quarto le chiede, ma se con Nathan, Lindstrom, Cajuste, poi Genema, Zocchi, Robocop, Ngonghe, Traoré, forse a breve Perez, spesi più di 100 milioni e nessuno di questi influisce per ora, non era meglio 70 milioni per Koppen Miners in un centrale forte? Grazie, scusate lo sfogo. È nella maniera più assoluta. Lo so, Lello, ma sono decisioni, forse è meglio due forti, anche se Genema è complicatissimo. Ma sai, nel calcio è così bello, così strano, che il presidente era convinto che potesse pescare un'altra volta le pepite d'oro. Però se lui avesse fatto un passo indietro e un ricordo alla memoria, si ricordava gli Offer, Younes, Younas, Idatolo, i Fidelef, eccetera. Ci sono anche quelli, oltre ai grandi colpi. Direttore, molti le chiedono dello scandalo arbitrale, delle cose delle Iene, del no, che ne pensa? Non parlo di scandali, perché ma si parla del caos, il caos ci sta, No, direttore, no, il caos c'è, sono scarsi. Sono scarsi nei riguardi di arbitri di qualche anno fa, però il VAR, che pur ha corretto l'87% delle situazioni, quindi non poco, spesso vanno in contraddizione quando al VAR c'è uno giovane e quando un affermato sta in campo. Però è grave, sarebbe grave se che per motivazioni politiche, visto che il consiglio dell'AI è diviso, viene designato l'uno piuttosto che un altro, è molto grave. Io credo che l'arbitro professionista, ma soprattutto una scissione cioè un'autonomia dell'AIA nei confronti della Federazione. Presidente dell'AIA è vero che lo scende, però è sempre una costola della Federazione. Esatto, ci dovrebbe essere una specie di sindacato dei lavoratori. Io sono d'accordo, perché altrimenti veramente Gravina è già facendo, secondo me, molti danni, continua a farli. Però, direttore, nel salutarla, molti le chiedono chi gioca in attacco contro la Lazio, oltre a io Politano. Penso Lindstrom. Quindi Politano, Raspadori, Lindstrom. Credo. Sì. E in linea mediana al netto in Dendonker, che non è ancora ufficiale. Farei giocare Lobotka e Zielinski. Zielinski. Quindi Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mare Rui. Sì. Col 3-4-3? Sicuro? Sì. Va bene, saremo a vedere, ne parleremo anche con Enrico Fedele. Grazie direttore, un abbraccio. Arrivederci. Un abbraccio. Ciao. E buona giornata al nostro direttore Enrico Fedele, nostro opinionista. E allora dobbiamo andare via. Questa sera dalle 20 alle 21 torniamo allo sport con Francesco Marciano. Vi ricordo che poi domenica saremo in onda con lo speciale su Lazio-Napoli. Adesso arrivano Timo Suarez e Gigio Rosa con Sulle Mani. Grazie a Gigi Storia in regia, alla sempre puntuale Emanuela Castelli in redazione. Da parte mia, Dario Sarnatare, è tutto. Buon pomeriggio, Marziano. Ciao.